La Samp travolge con un tennistico 6-1 il malcapitato Marino nel giorno in cui ritrova i suoi tifosi alla Riviera. Anche se arrivata contro il fanalino di coda, la vittoria carica l'ambiente rosso-blu per la prestazione convincente di tutta la squadra in una partita che, se non affrontata con la giusta mentalità, avrebbe potuto nascondere non poche insidie. Invece i ragazzi di Palladini hanno mantenuto la concentrazione per tutti i 90 minuti, non lasciando mai spazio alle iniziative avversarie. Il tecnico rosso-blu, oltre a Scartozzi fuori per squalifica, doveva rinunciare anche a Santoni in precarie condizioni fisiche, ma ritrovava Carminucci, che ha scontato la scorsa settimana la squalifica per somma di ammonizioni. Rosso-blu in campo quindi con Barbetta in porta, Camilli e Carminucci esterni di difesa con Marini ed Aquino centrali, Davide Traini, Forgione e Carpani in mediana e trio d'attacco composto da Sciva, Pazzi e Napolano. È proprio il fantasista rosso-blu ad impegnare per primo l'estremo difensore ospite al sesto, il suo destro su punizione costringe Cimino alla deviazione in corner. Il sinistro di Forgione al tredicesimo dopo un bello scambio in aria laziale neutralizzato da Cimino e il tocco piazzato di Napolano al quarto d'ora deviato in corner di piede dall'estremo difensore ospite sono il preludio al gol che arriva proprio dal successivo tiro dalla bandierina. Napolano trova sul primo palo la testa di Davide Traini, la sua deviazione prolunga la parabola e la sfera che si va ad insaccare dall'altra parte dove Cimino non può arrivare. La Samp continua a spingere in 4 minuti, costruisce il raddoppio, Napolano scappa sulla sinistra e dal fondo mette al centro per la corrente Sciva che stacca bene dal limite dell'area piccola, non lascia scampo a Cimino infilando l'angolino basso alla sua sinistra. La reazione dei laziali è tutta in una punizione di Scarlato dai 25 metri che finisce al lato mentre i ragazzi di Palladini continuano a manovrare senza però cercare con convinzione il terzo gol che comunque arriva al 40esimo con Pazzi che ben pescato a Forgione in area devia in tuffo e supera ancora Cimino. I rosso-blu sfiorano anche il poker un minuto più tardi quando Pazzi lancia il liberissimo Napolano sulla sinistra. Il fantasista entra in area e prova il destro sul palo lungo ma mette fuori d'un soffio. Prima dello scadere ancora il fantasista ad insidiare la porta ospite su punizione, ma stavolta Cimino vola ad alzare in angolo. Dopo il riposo il Marino torna in campo voglioso nel tentativo di riaprire la partita, la Samba è un po' troppo morbida e soffre un po' senza però rischiare ed anzi al 53esimo trova anche la quarta rete. Napolano su punizione da sinistra impegna Cimino alla respinta, la difesa azzurra allontana. Fuori area è appostato Carminucci che con il sinistro sorprende il portiere laziale infilando l'angolino basso. Il Marino vuole almeno limitare il passivo e si riversa in avanti e riesce anche a trovare il gol che accorcia le distanze al 57esimo con Gigliotti che è bravo a girare sotto misura una corta respinta di Barbetta e mettere in rete. Al tabellino dei marcatori manca il nome di Giordano Napolano ma il fantasista rosso-blu timbra il cartellino al 60esimo su punizione dai 25 metri. Il suo destro è una saetta che lascia di sasso Cimino e gonfia la rete per la quinta volta. Il Marino, forse frustrato dal pesante passivo, si innervosisce dopo un paio di baruffe sbrogliate con decisione dal direttore di gara lombardo di Sesto San Giovanni. Palladini richiama un solido ma innervosito anch'egli Aquino per far entrare Ianni. Poi arriva il sigillo finale, anche se prima al 71esimo Mirante su punizione alla distanza chiama Barbetta ad una difficile deviazione in corner. Sul ribaltamento di fronte Cimino è prima bravissimo a fermare Pazzi di piede, poi forse pensando ad una posizione irregolare dell'attaccante rosso-blu mette il pallone a terra, Sciva raccoglie e deposita nella porta sguarnita il 6-1. Nei restanti 20 minuti c'è ancora spazio per un gol annullato a Napolano su cross di Pazzi all'81esimo e un minuto più tardi per l'esordio di Federico Traini. Poi prima del triplice fischio finale, Pazzi prima coglie la traversa all'88esimo con un pallonetto a scavalcare Cimino che un minuto più tardi compie un miracolo sulla girata in area dell'attaccante rosso-blu. Se come oggi la Samp nelle ultime uscite esterne avesse capitalizzato le tante occasioni che è riuscita a creare magari con un pizzico di fortuna e di cinismo in più, non si troverebbe a dover inseguire San Cesareo e Maceratese. Ora però con altre 3 partite sulle prossime 4 da giocare a Riviera, la Samp ha la possibilità di imprimere un importante strappo alla classifica.